Ah, il primo weekend di gara è stato un weekend abbastanza difficile perché comunque non sono mai riuscito a entrare in sintonia con la moto e la pista come avrei voluto. E è stata una buona gara 1, ho finito secondo nonostante appunto non mi sentissi molto sciolto alla guida. Gara 2 ho cercato di stare calmo, aspettare la seconda metà di gara, quando poi ho deciso di spingere un po' di più purtroppo ho fatto un piccolo errore, sono andato fuori, quindi ho perso l'opportunità di lottare per il podio. Sicuramente mi aspettavo qualcosa di più, qualcosa di meglio, non tanto a livello di risultato, ma a livello di lavoro e di sensazioni in sella. Però per me è sempre stata una pista comunque difficile in Superbike Phillip Island. Adesso guarderemo avanti e sono sicuro che il nostro potenziale sia molto alto. È stato un inverno non facile perché durante i test abbiamo sempre preso brutto tempo, quindi abbiamo di fatto lavorato solo in Australia, dove è una pista tra l'altro abbastanza particolare. Però mi piace molto il carattere dell'Aprilia, credo che anche il motore si adatti molto al mio stile di guida. E credo che dobbiamo ancora solo centrare un pochino il setup della moto e poi diciamo possiamo partire veramente con la nostra stagione. Al team ho ritrovato parte della squadra che già lavorò con me nel 2002, è un'azienda racing, quindi mi piace la mentalità, mi piace l'approccio alle gare e credo che andremo molto d'accordo. Sicuramente sarà un campionato molto, molto combattuto. Suzuki ha dimostrato di essere cresciuto tantissimo, ma Kawasaki anche sarà, credo, ancora il riferimento. Così come in tante piste Ducati sarà sorprendente. Quindi sarà una sfida tra tante marche, tanti piloti e sarà importante essere consistenti e racimolare punti ad ogni gara.